Non capita tutti i giorni di avere tre artisti di fumetti, di cartoni animati e di web design che dal vivo interpretino un racconto. È quello che è successo durante l'incontro con gli autori della graphic novel Progetto da una lapide volume zero, presentata venerdì 18 ottobre 2013 nella libreria Mondadori di Matelica. Un libro autoprodotto grazie alla casa editrice on demand You Can Print, da due ragazzi che hanno scelto giovani fumettisti e illustratori esclusivamente per la loro originalità stilistica. Otto disegnatori hanno illustrato il racconto di Lorenzo Ramadoro, da una lapide, per farne una graphic novel. Parlando della storia, un aspetto importante è che essa è formata da otto testimonianze di personaggi differenti che vanno a formare un racconto corale. Al centro della storia c'è la lapide di Harry Rodel, che è un alchimista. Una particolarità della storia è che l'alchimia non è la scienza che tutti conoscono, ma è fondamentalmente uno strumento per sviluppare l'empatia e la personalità, che poi ha come effetto secondario quello di riuscire anche a manipolare la materia. È un racconto che si sviluppa nell'arco di diverse generazioni e che quindi abbraccia diversi secoli. L'art director è Federica Giulietti, disegnatrice, web designer, grafica pubblicitaria. Sulla base della storia di Lorenzo abbiamo deciso di creare questo fumetto, per cui abbiamo contattato otto diversi artisti presi da tutta Italia tramite internet, e ognuno dei quali abbiamo dato una storia da trasformare in una graphic novel. La particolarità del nostro progetto è che abbiamo lasciato gli artisti liberi di esprimersi, non abbiamo dato loro né sceneggiatura né una traccia della fisionomia dei personaggi. Quindi ne è uscito fuori un volume molto eterogeneo, ma stilisticamente molto interessante. Abbiamo già prodotto un prototipo, che è il numero 0, è già in stampa, mentre stiamo attualmente producendo il volume 1. Con otto nuovi artisti a cui abbiamo dato delle linee guida molto più precise per poter creare una graphic novel più strutturata. Durante la presentazione non sono mancati spunti interessanti, curiosità e anteprime del nuovo volume già in produzione e una originale dimostrazione di disegno dal vivo durante la lettura di uno dei brani del racconto. La prima volta che la vidi, i suoi capelli erano castani, lunghi fin dietro le spalle. La bimba sorrideva, seduta con la schiena contro una sfera appoggiata a terreno. Una sfera imperfetta, sgorgata dal suolo, con le sue miriadi di sfaccettature, con i suoi bozzi, con la sua miseria, di forma scorretta. Rimasi stupito dalla sua mancanza di tatto, dalla sua strapotenza. Chi era quella per poter sedere a fianco di mio padre? Chi le dava il diritto? Andai da lei, chiedendole con garbo d'andarsene. Lei mi domandò una spiegazione, quasi la pretese. Fui colto dalla rabbia e l'intimai di alzarsi. Lei rimase immobile, piantata contro la roccia. Fu allora che mi tornarono alla mente le parole di mio padre a Peon. Il terreno non appartiene a nessuno. Passa di mano in mano secondo le esigenze. Il terreno su cui riposerò dovrà essere così. Desidero solo questo, Peon. Parole resuscitate dai meandri della memoria. Parole celate che quella bambina aveva disgelato. Il destino mostrava il suo primo volto. Con gli occhi confusi da iperboli di luce, le sorrisi, dicendole che poteva rimanere seduta se lo desiderava, se aveva bisogno di un appoggio su cui riposare. Gentio Lodel.